Sono venuta a consegnare i medicinali. Ah, grazie. La panchina, certo. Disco, grazie. Mascherine in volto si organizzano quando c'è bisogno e partono per dare una mano a chi non può uscire di casa. Parliamo dei ragazzi di Commessaggio che hanno messo a disposizione ormai da 2 settimane il loro tempo per assistere la comunità, in particolare i più anziani. Siamo circa una ventina, divisi tra ragazzi delle superiori, studenti universitari che al momento seguono lezioni stando a casa e adulti che ci danno una mano in base alla disponibilità dei turni di lavoro che hanno. L'organizzazione sfrutta lo strumento virtuale e varia di giorno in giorno dopo che il consigliere Marica Morandi per il comune ha deciso di fare da punto di riferimento. E allora le famiglie non ci sono un numero prestabilito, ma dipende appunto dalle varie richieste che fanno ai negozi. E non abbiamo turni, ma abbiamo un gruppo WhatsApp dove scriviamo gli ordini e il primo disponibile li va a consegnare in modo tale da non vincolare nessuno. Commessaggio è stato uno dei primi comuni ad avere un gruppo di volontari che ha deciso di darsi da fare per andare a fare la spesa sia di alimentari che di farmaci ed effettuare così la consegna a domicilio, abbassando il più possibile la possibilità in particolare che gli anziani potessero uscire di casa. Un po' di paura c'è, naturalmente, i casi purtroppo continuano ad aumentare, però siamo fiduciosi e cerchiamo soprattutto di portare un aiuto a coloro che sono più in difficoltà di noi. Siamo giovani e quindi cerchiamo di metterci a disposizione e di fare del nostro meglio. Un esempio che piano piano è stato esteso con l'aumentare dell'emergenza ad altri gruppi sparsi in tutto il comprensorio, tra una lezione scolastica universitaria virtuale e l'altra, c'è tempo anche per il prossimo.